lo processiamo per le cose che ha fatto nella vita, finché poi non lo rispediamo nel culo da dove è stato. Però non devi fare un film, Paolo Nois, devi fare quattro film per raccontare. Cazzo, che bello amica. Il finale, Leone che cammina verso questo buco di culo gigante, se cade nel cesso e muore sarà la volta a bordo. Guarda che lui mi trovo bene a il bucare. Problema è che se tu muori all'inizio del film la gente esce dalla sala perché è già soddisfatta di te e piangeranno in sala a vedere il nostro. Raccontaci un po', secondo dai, te cos'è che hai raccolto in questi giorni? Hai toccato proprio. Allora guarda, ho raccolto stai guardami da guarda, ho raccolto un sacco di stai guardami da stai prendendo che cazzo dici? Ma non dite stai guardami da sta guardando lo stu cazzo sto guardando ma che cazzo stai cosa hai raccolto? Allora ho raccolto un sacco di stai guardami da sto guardando ma ho raccolto Fabio ho raccolto un sacco di stai guardami da fammi ma il buco del culo come ce l'hai tu? Ma vaffanculo, fammi dire delle cose giù. Madonna, ma che mi aiuta. Ma vai avanti con allora, voglio dire, ad esempio, un sacco di stai guardami da gna. Hai raccolto un sacco di gna. Okay. Ma quali gnaia? Tu hai detto gna. Ma che gnacco dici? Hai raccolto gna, quindi? Che gnacco, che allora, gnacco, ma non che gnacco di un cacchio, sto dicendo che un sacco di stai guardami da ci sono due imprenditori che mettono i soldi per fare questo film. E sono, ringraziamo. Uno è che Geppetto? No, stai guardami da ma stai insomma a gennaio ma a gennaio faranno questa cosa qua questi due imprenditori che metteranno i soldi per fare chi sono i due imprenditori? Che gnacche e Geppetto ma so, allora ma, che gnacche e Geppetto che Cagnacca e Geppetto metteranno a gennaio i soldi per Geppetto. Ma siete quindi due, aspetta ma... scusa simuliamo l'inizio del film che Cagnacca Production e Geppetto presenta Lamento Goldmeier di Leone Delornia il film più affascinante del mondo. L'hai già preso dentro l'hai preso dentro tu l'hai senti siamo curiosi di sapere invece cosa hai pensato per i contenuti del film, cioè che storie vorresti raccontare. La storia per Fernando Fon Fernando Fon ma dai la storia che devo raccontare io da quando sono nato fino adesso ci vogliono al minimo 40 ore per raccontare. Ma ne abbiamo due scarse. Allora parliamo dei talent, cioè degli attori che compariranno nella quindi Fernando Fon è assicurata la che devo... quello l'ha voluto fortemente che gnacca ha spinto ci dovete essere tutti voi ragazzi. Voglio dire che la storia è lunga perché la mia sta guardando sopra su un cazzo guardando ma stai dicendo no ma so se fate così mi fate venire in nervo appunto dai sto dicendo le cose il film si deve fare si deve fare quindi che cazzo mette mica lo possiamo chiamare film sarebbe un titolo appropriato per il tuo film sai che così sei nelle condizioni migliori ma veramente la gente capisce il film lo intitoliamo gnagnagnacca ma si chiama gnagnagnacca allora che cazzo è gnagnagnacca e cosa racconta su gnagnagnacca che cazzo è il gatto adesso mettiamo il campione che parla bene e tu che fai gnagnagnacca ma dai ragazzi non fatevi sbagliare perché quando parlo io parlo bene lo sanno che sono un parlatore che parlo bene un oratore ciceroniano parli bene parlo bene sto dicendo dobbiamo fare questo dall'inizio appena esce il film no? Dormiamo sul dov'è che lo dobbiamo girare questo film? Dov'è che lo dobbiamo girare? L'Antartide, credo. Ragazzi, ma scusate, vi siete resi conto che si sta spegnendo? No, ma che si spegne? Leone di Lerner si spegne. Ah, ho capito, è finita la perché miccia. Abbiamo parlato del morto, ma Leone di Lerner muore addirittura. Ascolta, Paolo, se lo giri dietro c'è una cerniera, apri e cambi le pile, aspettate, per favore. Scusate, posso... come quando ti stai radendo e finisce la batteria del rasoio, che comincia a strapparti. No, perché nessuno mai gli ha dato così tanto ascolto. Si sta assopendo, hai capito? No, guardi che le mie batterie continuano sempre. Non si spegnono mai. Ride, dorme. È un sacco dell'umido, ricolmo di merda putrefatta. È una roba. No, lui è ciccio stronzo, ride e dorme. È un pupazzo. Quando arriverete alla mia età, voi. Facciamo il pupazzo, Leo. Ragazzi, dai, non fatemi arrabbiare. Perché no, no, certo, ciccio certo. Stronzo. Senti, vuoi farti 20 minuti di sonno poi torni? Ma chiaramente quando si arriva a una certa età non si dorma più.
stai appassendo come un'orchidea senza acqua. Va bene, Leo. Vabbè, noi ti ringraziamo. Io credo che tutti i produttori d'Italia in questo momento abbiano alzato le antenne. Sono tutti molto interessati alla produzione di questo grande film. Ricordiamo che nella produzione ci sarà Checche Gnac, Geppetto, l'attore principale Fernando Fon. E il titolo del film sarà Gne Gne Gnac. Qualcuno può fare l'hashtag Gne Gne Gnac al cinema, grazie. Prossimamente su. Ma perché si stava addormentando? Perché se voi mi state addormentando? No, si stava spegnendo gli occhi che si chiudevano. Ragazzi, ma è lì proprio a ictus, proprio a mamma netta. No, lui fa la fine felice di quelli che si addormentano. D'estate accendi le candele alla citronella, no? Per le zanzare che si alza quel po' di vento e ogni ventata sembra che la fiammella si debba spegnere. Poi se rimane poco a poco e poi si rialza. Cioè, sai l'immagine che mi ha dato mentre parlava? Era proprio l'albero, l'autunno, le foglie che cadono lentamente. Cioè quel momento proprio che senti il caldo. Pensa che probabilmente questo uomo qua che ha fatto una vita da miserabile, perché è una vita di merda. Cioè lui potrebbe avere 100.000 miliardi di euro, ma fa una vita da miserabile. C'è un miliardario che va in giro con un appunto di merda scassata, i soldi rubati dai figli. Pippo, ragazzi, un applauso a Pippo, il numero uno. Pippo, sei il numero uno. Non esiste un altro regista come Pippo nella storia della radiofonia, ragazzi.